Cari amici di Mister Soccer, volete imparare il gioco del calcio o ad insegnare il calcio? È necessario che partiate dai fondamentali. Quindi per imparare il gioco del calcio è fondamentale conoscerli, uno ad uno. Che cosa sono innanzitutto i fondamentali? Quelle azioni di gioco che si ripetono maggiormente nei 90 minuti di gioco. Noi di Mister Soccer ne abbiamo individuati 11. Per ognuno di esso vi mostreremo un video dedicato attraverso il quale potrete impararne la pratica e migliorare quindi quelle che sono oggi le vostre carenze. Restate collegati e imparate il gioco del calcio insieme a Mister Soccer. Stay tuned. Fondamentale numero 1. Controllo del pallone. Per imparare a giocare a pallone, la prima cosa che dovrai fare è imparare a controllare questa sfera di cuoio qui. Dovrà diventare un'estensione del tuo corpo. Quindi, fondamentale numero 1 è il controllo della guida della palla. Fondamentale numero 2. Calciare il pallone. Lo dice la parola stessa. Calcio. Quindi devo imparare a calciare. Imparare a calciare. Fondamentale numero 3. Passare il pallone. In campo non sei da solo, sei con altri compagni ai quali dovrai passare la palla. Quindi dovrai imparare a passare il pallone. Fondamentale numero 4. Nel gioco del calcio ci sono degli avversari. Il pallone è tondo e gli avversari cercheranno di inseguirti e di prenderti il pallone. Questo che cosa vuol dire? Che dovrai imparare a correre con e senza palla. Fondamentale numero 5. Fondamentale numero 5. Per fare gol nel calcio bisogna tirare. Quindi dovrai imparare a tirare. Impara a tirare. Fondamentale numero 6. Per imparare a giocare a pallone è fondamentale che il pallone diventi il tuo migliore amico. Qual è il modo per far sì che il pallone diventi il tuo migliore amico? Imparare a palleggiare. Certamente non ci potrai uscire insieme e portarlo a cena, perché se metti un pallone a tavola a fianco a te ti scambieranno per pasto. Il miglior modo per farlo è imparare a palleggiare. Palleggiare, palleggiare, palleggiare. E la sensibilità del tuo piede diventerà una cosa sola con il pallone. Fondamentale numero 7. Stoppare il pallone. Per essere in condizione di giocare la palla o comunque di fermare un'azione dell'avversario, dovrai essere in grado di stoppare la palla e di saper domare il pallone. Stoppa il pallone. Fondamentale numero 8. Non prendere da me perché non ho lo stile per farlo, ma nel calcio un'azione fondamentale, forse una delle più belle, è il dribbling. Quindi per saltare il tuo avversario e saltare l'uomo dovrai imparare a dribblare. Fondamentale numero 9. Per imparare a giocare a pallone devi sapere innanzitutto come ha fatto in questo momento Diego contrastare l'avversario, quindi sapergli rubare il pallone possibilmente senza fare fallo. Impara a contrastare l'avversario. Fondamentale numero 10. Colpire di testa. Il pallone spesso volteggia in aria per un rinvio del portiere, per un cross, per un calcio d'angolo. Con le mani non puoi toccarla, quindi dovrai imparare a usare la testa, non come me, e a colpire di testa. Fondamentale numero 10-11. La rimessa laterale. Sembrerà strana a molti, ma la rimessa laterale è una delle azioni di gioco più frequenti nel corso della partita ed è anche l'unica occasione nella quale potrai toccare il pallone con le mani. Da essa possono scaturire delle azioni di gioco molto importanti, ma ricorda che non puoi mai giocare la rimessa laterale a te stesso, ma sempre rivolta ad un compagno. Quindi non potrai fare come ho fatto io, ma dovrai sempre giocarla a un tuo compagno.